A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, sono Maria Giovanna Vaglietti, pediatra. Lavoro nell'unità operativa di broncopneumologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, diretta da Renato Cutrera. In questa terza tappa del webinar AIPO sul paziente respiratorio clinico, vi illustrerò la ventilazione meccanica non invasiva nel paziente pediatrico. Sono qui come rappresentante della SIMRI, la Società Italiana di Malattie Respiratorie Infantili, per rappresentare quindi il punto di vista pediatrico. Le nostre due società sono alleate nel convergere con studi e con obiettivi, con raccolta dati, per tutelare i nostri pazienti pneumologici dall'età infantile all'età adulta. So che voi potete farmi delle domande. Per motivi di tempo mi consigliano di rispondere tutte insieme successivamente. Qui avete anche la mia mail per ogni necessità, ma se no la segreteria AIPO mi girerà tutte le vostre questioni e risponderò in una tappa successiva. Per insufficienza respiratoria noi definiamo una ridotta efficacia del sistema respiratorio che non consente di avere i normali livelli ematici della pressione parziale di ossigeno e dell'anidride carbonica. La diagnosi non è solo clinica, ma è basata sui risultati dell'hemogas analisi. Quindi è molto importante che noi teniamo in considerazione un aspetto clinico che deve essere sempre guidare le nostre azioni, ma anche dei criteri oggettivi che ci vengono dati dall'hemogas analisi. Definiremo per ipossemia una pressione parziale di ossigeno inferiore a 60 mm di mercurio, per ipercapnia una pressione parziale di anidride carbonica superiore a 50 mm di mercurio e acidosi respiratoria un pH inferiore a 7,35. L'insufficienza respiratoria può essere classificata innanzitutto in tipo 1, ipossemica, quando abbiamo una pressione parziale di ossigeno inferiore a 60 mm di mercurio, mentre la CO2 rimane normale o ridotta, e ipercapnica, nella quale tendenzialmente abbiamo acidosi, ipossemia, ma soprattutto una pressione parziale di anidride carbonica superiore a 50 mm di mercurio. L'insufficienza respiratoria può insorgere in maniera acuta, dando segno di sé in maniera estremamente significativa in un tempo molto breve, spesso di entità grave, mentre invece nella forma cronica noi sappiamo che poiché l'insorgenza è più lenta nel tempo, abbiamo dei meccanismi di compenso per cui la gravità di solito non è così acuta. Mi preme sottolineare un terzo gruppo di pazienti, che sono quelli che ci stanno creando grande problema, sono quelli che sempre di più afferiscono nei nostri ospedali e sono tutti i pazienti cronici che si riacutizzano. Sono una fetta importante di pazienti con la quale tutti noi ci confrontiamo quotidianamente. L'insufficienza respiratoria tipo ipossemico vede sostanzialmente tre punti sostanziali. Lo squilibrio fra la ventilazione e la perfusione, nel quale possiamo avere delle zone più ventilate e meno perfuse e quindi con una zona in cui abbiamo una CO2 più bassa del normale, zone più perfuse e meno ventilate in cui l'anidride carbonica sale un po' di più, ma la sintesi è che questo squilibrio ventilazione e perfusione determina certamente un'ipossemia, ma normalmente l'anidride carbonica rimane più o meno in equilibrio, a volte addirittura un po' più bassa. Sicuramente abbiamo tutti i pazienti con alterazione della diffusione e mi viene da pensare a tutti i pazienti con le interstiziopatie, nelle quali ovviamente la membrana alveolo capillare è alterata e quindi abbiamo un'ipossemia, e poi tutte quelle patologie legate a shunt nel quale si ha un mismatch di sangue ossigenato e non ossigenato, e anche qui il risultato è un'insufficienza ipossemica. Di solito questa viene definita come lung failure, mentre invece abbiamo nell'insufficienza respiratoria ipercapnica la caratteristica principale l'ipoventilazione, viene definita come pump failure, e chiaramente tutto questo nasce dal fatto che si ha una riduzione della ventilazione alveolare, cioè del volume di aria inspirata che arriva agli alveoli nell'unità di tempo, e se vediamo l'equazione della ventilazione alveolare sappiamo che la pressione parziale di anidride carbonica è data dalla CO2 espirata per una costante fratto ventilazione alveolare, e quindi se noi abbiamo una ventilazione alveolare che si dimezza, la pressione parziale di anidride carbonica raddoppia, e quindi certamente l'ipoventilazione è la caratteristica di questo tipo di insufficienza respiratoria. Se quindi nell'insufficienza respiratoria di tipo 1
siamo in una situazione di ipossemia, il cardine della terapia è l'ossigenoterapia, che serve a riportare i livelli di ossigenazione nel sangue a valori normali, impiegando ovviamente la più bassa frazione di ossigeno nella espirata possibile. Quindi dobbiamo ricordarci che dobbiamo raggiungere sicuramente dei valori vicini alla normalità, fra il 92 e il 98%, ma non dobbiamo esagerare con la somministrazione dell'ossigeno, perché ovviamente comunque c'è una tossicità. Dobbiamo ricordarci che quando l'ossigeno viene somministrato dobbiamo darlo adeguatamente riscaldato e umidificato, soprattutto nelle situazioni in cui la quantità di ossigeno da somministrare è molto elevata. E ovviamente invece nell'insufficienza respiratoria ipercapnica di tipo 2, il supporto invece al carico respiratorio troppo elevato, che non viene sostenuto dai muscoli respiratori, è rappresentato dalla ventilazione meccanica. Perché il bambino è sicuramente più suscettibile rispetto all'adulto a una insufficienza respiratoria? Perché le patologie sono più frequenti nel bambino? Perché sicuramente il bambino ha un metabolismo più elevato che determina un consumo di ossigeno maggiore, perché c'è un'immaturità del controllo del respiro che determina un rischio di apnea, perché la resistenza delle vie aeree, sia questa a livello delle alte vie che a livello delle basse vie, è sicuramente più elevata. Vedete che a livello delle alte vie respiratorie abbiamo sicuramente la respirazione nasale che non ci aiuta e la dimensione della lingua che sono spesso inadeguate, e certamente sia a livello che delle alte che delle basse vie abbiamo delle vie aeree che sono più piccole e tendenzialmente più collassabili. Abbiamo un volume polmonare ridotto perché abbiamo un numero di alveoli ancora insufficiente. Sappiamo che gli alveoli si sviluppano certamente in maniera esponenziale fino ai 4 anni, ma anche ormai i nuovi studi ci dicono fino ai 7-8. L'efficienza dei muscoli respiratori è sicuramente ridotta specialmente dall'orizzontalizzazione delle coste, che certamente fa sì che ci sia una compliance della gabbia toracica maggiore. E poi c'è una resistenza dei muscoli respiratori ridotta, legata al fatto che la frequenza respiratoria è più alta e ci sono meno fibre muscolari di tipo 1, che sono quelle resistenti alla fatica. Quindi il nostro piccolo paziente è più predisposto all'insufficienza respiratoria acuta perché ha vie aeree piccole e facilmente collassabili, per l'instabilità della parete toracica, per la ridotta ventilazione a livello alveolare, per l'instabilità della capacità funzionale residua, per l'immaturità dei sistemi di controllo, la propensione all'apnea, per lo scarso controllo delle vie aeree superiori, per la rapida comparsa di fatica muscolare e incompleta maturazione del sistema immunitario. E non dobbiamo dimenticare quei pazienti che sono una piccola fascia, ma sono comunque presenti, che hanno malattie o sindromi genetiche, e poi la grande fetta sempre più importante di pazienti con problematiche legate alla prematurità, come la broncodisplasia. Quali sono le patologie più frequentemente associate a insufficienza respiratoria acuta nel bambino? A livello delle vie aeree centrali, noi sappiamo che possiamo avere il CRUP, il corpo estraneo, l'anafilassi, le tracheite batteriche, le epiglottite, fortunatamente in costante riduzione da quando viene effettuata regolarmente la vaccinazione per l'hemophilus influenzae, o l'ascesso retrofaringeo. Oppure chiaramente non abbiamo disfunzione delle vie aeree periferiche del polmone, vedete che abbiamo asma, bronchiolite, polmonite, ARDS, edema polmonare, fibrosi cistica e il gruppo, come vi dicevo, numeroso dei pazienti con broncodisplasia. Quando mi sono approcciata ovviamente parlarvi della ventilazione non invasiva nel paziente pediatrico, chiaramente sono arrivata a tutta una serie di patologie. Adesso vedremo questo articolo che è del 2015, nel quale in realtà tutta una serie di patologie che in realtà sono prevalentemente caratterizzate da ipossemia, ovviamente si giovano della ventilazione non invasiva. E questo perché? Perché è vero che alcune delle patologie che adesso vedremo, soprattutto la bronchiolite e l'asma, partono con un'insufficienza respiratoria di tipo ipossico, ma in realtà l'ipossemia stessa, la aumentata frequenza respiratoria e l'aumento del lavoro respiratorio fanno sì che spesso queste forme vanno incontro anche ad un difetto di pompa, e quindi in realtà il paziente che parte con un'insufficienza respiratoria ipossemica può andare incontro ad un'ipercapnia. È la storia dei nostri pazienti che ben conosciamo, questi pazienti ai quali somministriamo ossigeno, ma nei quali dobbiamo poi intervenire differentemente, perché in realtà si instaura anche un problema di pompa e quindi vanno supportati. La ventilazione non invasiva in età pediatrica vede delle modalità
che noi conosciamo bene e quindi la pressione continua positiva a livello delle vie aeree, quindi la CPAP. Conosciamo bene anche la BPAP, quindi la pressione positiva a due livelli. In realtà nei nuovi lavori, adesso ve ne farò vedere tre perché sono rimasta un po' stupita, anche l'ossigenoterapia ad alto flusso viene ritenuta una modalità di ventilazione non invasiva. In qualche modo mi ha stupito perché effettivamente nelle mie diciamo relazioni l'ho sempre, come dire, passata come una modalità diversa, sicuramente un pochino più invasiva di somministrare ossigenoterapia, invece vedrete in questo lavoro e anche in altri che viene proprio descritta come una modalità in qualche modo di NIV. Sappiamo che certamente la NIV ha lo scopo di ridurre il lavoro respiratorio, di migliorare la ventilazione, ovviamente con il beneficio di evitare l'intubazione. Questo viene illustrato in questo lavoro, nel quale vediamo che ci sono delle, essendo una review del 2015, ci faceva vedere quanto effettivamente per quanto riguarda l'alto flusso ci siano delle prove diciamo di efficacia soprattutto nella bronchiolite e nell'asma, addirittura nell'alto flusso c'è una RCT, e che la CPAP e la BPAP possono essere sicuramente funzionali nel caso di bronchiolite e asma con dei lavori randomizzati e controllati, mentre per le altre patologie che vedete, le alte vie respiratorie, la polmonite, la RDS o le esacerbazioni nel paziente con malattia neuromuscolare, in realtà gli studi hanno ancora di tipo osservazionale. Questi sono gli altri due lavori, questo è del settembre 2015 di Clinical Pediatric Emergency Medicine, nel quale effettivamente anche qui vediamo che illustra come modalità di NIV la CPAP, la BPAP e anche qui l'ossigenoterapia ad alto flusso. Questo lavoro invece del settembre 2016 su Pediatric Respiratory Reviews, anche qui di nuovo CPAP, BPAP e ossigenoterapia ad alto flusso. Quindi in realtà in qualche modo citiamo questa modalità come in qualche maniera un inizio di ventilazione non invasiva. Questo lavoro è uscito l'altro ieri, e in realtà è su Emergency Medicine Clinics of North America, nel quale effettivamente ci parla della ventilazione non invasiva proprio in una situazione di emergenza, e nella quale effettivamente qui dice che ci sono due modalità che conosciamo di NIV, la CPAP e la BPAP, ma effettivamente in qualche modo anche l'utilizzo dell'alto flusso, sebbene non si possa considerare una modalità di ventilazione, può essere considerato nell'emergenza. In questo lavoro effettivamente c'è una flowchart che potremmo veramente prendere in considerazione perché è estremamente utile nella gestione del paziente. Se noi abbiamo un paziente che giunge per consegne e sintomi di distress respiratorio acuto, ovviamente se ha un immediato bisogno di intubazione o ha una controindicazione alla NIV, va ovviamente avviato a un'intubazione o una ventilazione meccanica. Ma in realtà, se invece non ha bisogno di questo, dobbiamo inquadrarlo nel modo corretto. Se abbiamo un paziente con un'insufficienza respiratoria di tipo 1, con un'ipossia lieve fra il 22 e il 70% di FiO2, con un lavoro respiratorio lieve o moderato, un aumento ovviamente del lavoro respiratorio lieve o moderato, e che non presenta ipercapnia, noi abbiamo la possibilità di sottoporlo all'alto flusso, quindi possiamo mettere un alto flusso partendo da un setting iniziale di 2 litri per chilo minuto nel paziente che è al di sotto dei 10 kg e per ogni chilo superiore ai 10 aggiungendo 0,5 litri per chilo minuto. Chiaramente il setting sarà quello corretto, sappiamo, adesso vi farò vedere, nel bambino ci devono essere le cannule adeguate al paziente, e la FiO2 sarà quella per mantenere una saturazione fra il 92 e il 98%. Un altro tipo di paziente, un altro tipo di modalità può essere quella invece di iniziare una CPAP, che può essere sia per via nasale che con il metto, con un setting iniziale che vedremo confermato in altri lavori di 3-5 cm d'acqua e un setting massimale di circa 10. Se invece siamo in insufficienza respiratoria di tipo 2 e quindi abbiamo una ipossia moderata severa, un lavoro respiratorio più moderato, grave, avremo anche un'ipercapnia, siamo nell'insufficienza respiratoria di tipo 2 e ovviamente dovremo mettere in atto una modalità di ventilazione diversa con due livelli di pressione, uno espiratorio e uno respiratorio differenti, e in un setting così acuto sicuramente
ovviamente le maschere nasali più utilizzate, le maschere, diciamo, l'interfaccia più utilizzate sono di tipo oronasale o la full face. Vedete, il setting iniziale sarà differente anche a seconda dell'età del paziente. Anche qui avremo una ossigenoterapia adeguata per mantenere una saturazione fra 92 e 98. Chiaramente il setting iniziale deve essere quello più basso, ma che ovviamente ci consenta di alleviare il distress respiratorio e possiamo aumentare fino a quando il nostro paziente lo tollererà. Certamente è fondamentale avere un monitoraggio continuo e meticoloso dei parametri respiratori e questo andrà valutato costantemente ogni 30, 60, 90, 120 minuti. Questo elemento mi preme molto. Mi preme perché se in un lavoro così recente e di colleghi intensivisti, loro stessi ci scrivono che devono essere estremamente accurati con un monitoraggio meticoloso, a maggior ragione vorrei invitare tutti i colleghi che utilizzano gli alti flussi in pediatria ad essere così attenti. L'alto flusso ha avuto un enorme sviluppo negli ultimi anni, viene utilizzato tranquillamente nei reparti di pediatria con sicura maestria da parte di tutti i colleghi, ma dobbiamo essere attenti. Se noi ci troviamo in un setting assistenziale nel quale abbiamo una stretta connessione con una terapia intensiva, pediatrica o anche dell'adulto, noi possiamo sicuramente spingerci a fare un buon alto flusso. Ma io dico sempre che quando in un bambino che ha un'insufficienza respiratoria, che non è stata, nella quale l'ossigeno da solo non è stato sufficiente, siamo costretti a passare all'alto flusso. Se io sono in una situazione in cui il mio punto di riferimento non è strettamente vicino, devo comunque cominciare ad attrezzarmi per un eventuale trasferimento. Questo bambino dopo 30 minuti potrebbe diventare un bambino critico e quindi io necessariamente mi devo muovere all'inizio dell'alto flusso. Devo da subito sapere che certamente avranno successo, ma se non avesse successo la mia terapia, questo bambino ha bisogno di qualcosa di più, che potrebbe essere un helmet CPAP, che potrebbe essere una BiPAP o addirittura un'intubazione. È quindi necessario che noi siamo molto attenti quando mettiamo gli alti flussi. Rappresenta una metodica certamente che ci ha portato grande beneficio, ma non bisogna sottovalutare che possono talvolta fallire e dobbiamo attrezzarci per tempo affinché il trasferimento di questo paziente non diventi un'emergenza. Quando questa situazione avrà successo, certamente continueremo a mantenere il nostro paziente in NIV, continuando a monitorarlo con attenzione. Nel caso in cui andassimo incontro a un fallimento, certamente dobbiamo essere nella possibilità di intervenire immediatamente con un'intubazione e una ventilazione invasiva. I sistemi ad alto flusso li conoscete bene tutti, questo è quello, diciamo, ospedaliero nel quale abbiamo il blender e possiamo definire qui i litri di aria e qui la CO2 che vogliamo impostare. Questo è diciamo, lo strumento a domicilio nel quale vedete che possiamo impostare ovviamente i litri, la CO2 e avremo anche la temperatura. Per l'età pediatrica è estremamente importante ricordarsi che le nasocannule sono differenti a seconda dell'età del bambino e dobbiamo essere accurati in questo per evitare di fare degli errori. L'helmet CPAP è un involucro cilindrico trasparente in PVC con un collare che aderisce alla parte superiore del tronco. Vedete com'è caratterizzato? Sicuramente la cosa importante è che debbano esserci dei flussi molto elevati per evitare il rebreathing della CO2. È uno strumento che consente una ventilazione continua prolungata senza alcun problema, ideale in CPAP ed è la modalità con cui viene più frequentemente utilizzato. Sappiamo che in età pediatrica abbiamo due differenti strumenti, cioè abbiamo quello neonatale in cui l'imbracatura è a livello inguinale, lo vedete qui a destra, e quello del bambino un pochino più grandino in cui l'imbracatura è sottoascellare. Certamente è una modalità che non dà problemi agli occhi come nelle mascherine, non determina decubiti, molto spesso non è neanche necessario sedare il paziente. Ovviamente c'è un rischio di rebreathing se non siamo attenti a questo elemento, il rischio di claustrofobia è certamente lo spazio morto. La ventilazione non invasiva, sappiamo bene, è un supporto ventilatorio attraverso le vie aeree superiori utilizzando una maschera o dispositivi analoghi. Sappiamo che dobbiamo essere molto attenti nella scelta del ventilatore, che può essere mono o doppio circuito. Dobbiamo essere attenti ai dettagli, perché ovviamente dobbiamo umidificare e riscaldare
al nostro paziente, l'umidificazione rappresenta spesso uno dei criteri di fallimento della NIV, dobbiamo certamente mettere dei filtri antibatterici, dobbiamo essere attenti a non a far sì che ci siano delle perdite o su maschera o intenzionali e evitare che ci possano essere più zone di perdite. Le maschere della NIV in età pediatrica sono andate sviluppandosi recentemente, abbiamo strumenti sempre più efficaci, vedete qui delle maschere nasali. Questa è un oro nasale e questa è una full face che, come vi dicevo, è una maschera molto utilizzata soprattutto nell'emergenza. Mi preme sottolineare quanto è importante nel paziente cercare di prevenire i decubiti. Vi ho un po' sottolineato in rosso perché effettivamente, specialmente nella ventilazione a lungo termine, ma anche nell'emergenza, quando noi applichiamo una maschera, quello che non ci possiamo permettere è un decubito sulla cute del bambino, che è certamente molto più delicata di quello dell'adulto, il rischio di fare delle lesioni e quindi di non poter più fruire dello strumento ci mette in grossa difficoltà. Le modalità di ventilazione. Sempre di più viene utilizzata una ventilazione pressometrica, come diciamo prima in CPAP con la pressione continua positiva o in BiPAP, quindi a doppio livello. Questa può essere controllata o sincronizzata, esattamente come la ventilazione volumetrica, che normalmente viene preferita nella ventilazione invasiva. La ventilazione controllata viene, come dire, imposta al paziente, quella sincronizzata è quella in cui il paziente ha una maggiore possibilità di essere supportato, ma secondo il suo ritmo, quindi quella che tendenzialmente iniziamo a somministrare al nostro paziente. E veniamo un pochino agli articoli. Che cosa ci dicono questi articoli? Questo è un articolo interessante perché è un articolo del 2017 nel quale questi colleghi mettono a confronto l'impatto dell'alto flusso, della nasal cannula in alto flusso, sulla una popolazione di terapia intensiva. C'è un confronto fra pazienti trattati in terapia intensiva pediatrica nel 2004-2008 e poi dal 2010-2014, saltando, diciamo, sostanzialmente il 2009, che era l'anno in cui sono, diciamo, iniziati ed entrato nell'uso comune l'alto flusso. In realtà effettivamente ci sembra esserci una notevole differenza perché vedete nel 2004-2008 c'è una necessità poi di intubazione del 63%, mentre nel 2010-2014 del 38%, con una ovviamente differenza statisticamente significativa che equivale altrettanto a quella per i tempi di ventilazione meccanica. Devo dire che certamente l'alto flusso, secondo me, può aver dato un impulso. Secondo me, un altro elemento importante è la manualità che hanno acquisito nel tempo i nostri colleghi delle terapie intensive e in generale nei confronti della ventilazione non invasiva, che è entrata oramai nell'uso comune di tutti i colleghi intensivisti, ma che all'inizio certamente era un po' più difficile da manovrare perché è uno strumento certamente nuovo per loro. In questo lavoro, che è stato il primo che ha messo a confronto l'alto flusso con l'Helmet CPAP, riconosciamo dei colleghi italiani, Riccardo Lubrano, Raffaele Falsavella ed altri ancora, nel quale sostanzialmente, questo lavoro di agosto 2017, nel quale vediamo che sostanzialmente in questi pazienti c'era una risposta sicuramente migliore nei confronti dell'Helmet CPAP e un tempi di riduzione e di utilizzo della terapia ancora migliori. Ma certamente concludeva che erano necessari numeri maggiori per valutare un pochino questo tipo di strumento. E questo lavoro è arrivato, perché anche questo è di fine 2017, su Intensive Care Medicine, questo studio randomizzato, controllato, condotto da questi colleghi francesi, che mette a confronto quindi l'alto flusso con la nasal CPAP e vediamo che i colleghi è molto evidente come, diciamo, la tendenza dell'incontro a insufficienza sia molto ridotta nei pazienti che utilizzano nasal CPAP rispetto ai pazienti con alto flusso, con una differenza statisticamente significativa. C'è in qualche modo una differenza anche nella frequenza respiratoria, ma in questo caso è meno significativa, come potete vedere, e quindi i colleghi concludono che la nasal CPAP è sicuramente più efficace in pazienti con ospedalizzazione per insufficienza respiratoria moderata o severa,
e che sia l'alto flusso che la NASA CPAP sono comunque molto facili da usare, sicuri, con un basso tasso di intubazione, di lesioni cutanee, ed effettivamente c'è un'assenza di perdite e anche di casi di morte. In questo articolo, nel quale riconosciamo anche qui tanti colleghi italiani, vedo in primo luogo Giorgio Conti, Giovanna Gridini, il gruppo del Gemelli, vediamo che c'è un confronto fra invece la maschera e l'helmet. Quindi in realtà i colleghi mettono a confronto, sempre nell'ambito della pressione continua positiva sulle vie aeree, due interfacce differenti. E vedete sostanzialmente che noi abbiamo una tendenza al fallimento, nel caso della maschera sicuramente maggiore, rispetto all'helmet. Vediamo anche che i pazienti con helmet possono stare più a lungo e possono effettivamente avere meno problemi nella durata. Non abbiamo sicuramente perdite, non abbiamo lesioni cutanee, non abbiamo irritazione degli occhi, e quindi in realtà la conclusione è quella che l'elmetto è sicuramente più viene utilizzato con maggiore facilità nei pazienti con bronchiolite, è meglio tollerato che la maschera e sicuramente ci consente di evitare lesioni della cute e avere un trattamento a lungo termine ben tollerato. Questo ultimo lavoro, sempre sulla bronchiolite, è un lavoro anche questo molto recente, di febbraio del 2018, nel quale questi colleghi mettono a confronto, sempre in un ambiente di pazienti gravi per bronchiolite, l'elmetto nei confronti del nasal bronx, e effettivamente dicono che sostanzialmente, in termini di efficacia e tollerabilità, possono essere sovrapponibili. L'altra patologia che vi ho fatto vedere prima è quel lavoro appena uscito del 2018 che vede un uso della ventilazione non invasiva in età pediatrica è sicuramente l'asma. Vedete anche qui un lavoro molto recente nel quale effettivamente in questo gruppo australiano ci vengono illustrate tutta una serie di caratteristiche. Sicuramente che i tempi di ricovero e di durata, diciamo, di pazienti tende a diminuire, mentre sostanzialmente il tempo il tempo dei pazienti in ventilazione tende a ridursi, mentre si mantiene inalterato sostanzialmente il tempo di durata in terapia intensiva. Per quanto riguarda l'uso dei farmaci, se sostanzialmente si mantiene più o meno invariato l'utilizzo del salbutamolo per via endovenosa, c'è un importante aumento dell'utilizzo del magnesio solfato nei pazienti in terapia intensiva, anche qui per via endovenosa, mentre come vedete pochissimo spazio si trova alla aminofillina. Questo lavoro poi ci segnala effettivamente che sempre di più ci sono pazienti che terapia intensiva debbono, per quanto riguarda la popolazione australiana, vanno incontro a NIV, ma anche un aumento dei pazienti ventilati meccanicamente. E questo è un qualcosa che effettivamente viene osservato in altri lavori. Questo è uno studio egiziano nel quale vediamo che nel corso dei 10 anni si è visto una modifica della popolazione che tende ad essere più grande di età, rimangono invariati due picchi in maniera particolare, vediamo questo della primavera e questo dell'autunno, e i colleghi ci dicono che mentre in realtà il tasso di ammissione per l'asma acuto è ridotto nel tempo, invece è più elevato quello nelle terapie intensive, ed è quello che viene confermato in questo lavoro, anche questo di marzo 2018, questo lavoro olandese sostanzialmente, nel quale effettivamente quello che viene osservato è che sono meno i ricoveri per asma, ma sono di più il numero di ammissioni in terapia intensiva per crisi di asma acuto. E vedete qui che effettivamente se c'è un numero di pazienti che tendono a aumentare di ricovero, diciamo, in terapia intensiva, l'incremento è estremamente significativo per i pazienti con crisi d'asma acuta. E vedete che molti di questi pazienti, come vedete, sono sottoposti a
utilizzo di magnesio solfato e salbutamolo endovena. E sembra proprio essere questo uno degli elementi che caratterizza questi pazienti, quindi questa terapia endovena che viene somministrata ai pazienti. Certamente, se noi vogliamo fare una ventilazione non invasiva, nel paziente in età pediatrica dobbiamo cercare di selezionare il paziente giusto e dobbiamo sicuramente monitorarlo estremamente con cura. Sappiamo anche che esistono delle controindicazioni assolute all'utilizzo della NIV, l'arresto cardiorespiratorio, il pneumotorace, il coma, pazienti a rischio di polmonite da inalazione, occlusioni addominali, setting inappropriato, allergia all'interfaccia oppure intolleranza, situazioni diciamo intermedie in cui c'è una controindicazione relativa, ma sicuramente un'instabilità emodinamica, una insufficienza di tipo respiratorio progressiva rapidamente, un'ostruzione delle arterie, un eccesso di secrezioni, situazioni locali come lesioni della faccia, uno staff non adeguatamente formato e un paziente non collaborante o una multiple organ failure sicuramente rappresentano delle controindicazioni. Questo lavoro ci parla anche di come iniziare a fare una ventilazione. Sicuramente, come avete già visto nell'altro lavoro che vi avevo citato del 2018, la PIP deve essere fra 3 e 5 cm di acqua e massimo deve essere 10, la pressione di supporto 8-10 arrivando massimo a 20 e ovviamente la FiO2, come abbiamo visto, ci deve mantenere una saturazione fra 92-97-98%. Nel caso della bronchiolite, questi colleghi suggeriscono una PIP di 7 cm d'acqua che sembra quella in grado di reclutare più alveoli e quella di ridurre il più possibile il lavoro respiratorio. Quindi quali sono le indicazioni nel paziente acuto? Sicuramente la dispnea, la tachipnea e un aumentato lavoro respiratorio. Sui criteri emogas analitici secondo me c'è un po' da lavorare e sicuramente dobbiamo modularli anche in base al nostro paziente. Certamente le indicazioni sono forti per il paziente immunocompromesso, per il paziente con shock cardiogeno, nei pazienti con weaning difficile e per prevenire l'insufficienza post-intubazione ve l'ho segnalato in rosso perché la letteratura è molto chiara. In questi pazienti sicuramente dobbiamo lavorare di NIV. In questo lavoro del 2016 sicuramente viene rivista un pochino la letteratura, una review sistematica e con meta-analisi, nella quale effettivamente si vede quanto sia ridotta la mortalità nei pazienti in ventilazione non invasiva e soprattutto nei pazienti che sono con AIDS e con tumori. E la conclusione è effettivamente che nei pazienti con patologie meno severe che hanno un'immunosoppressione per AIDS, patologie oncoematologiche o trapianto di midollo, sicuramente questa è la modalità che va preferita. Però per i pazienti più severi sicuramente probabilmente può essere necessaria una ventilazione o una ventilazione meccanica. Stesso discorso per quanto riguarda i pazienti con patologia cardiologica, sicuramente la scelta deve essere di andare incontro a una NIV. Sappiamo che circa il 60% dei pazienti in una patologia cardiaca può non andare incontro a una ventilazione invasiva, sicuramente può essere utilizzato nei bambini piccoli e dopo le estubazione. È chiaro che se ci troviamo di fronte a un'alta complessità chirurgica, a una situazione infettiva o in cui residua un problema cardiaco o con un pH inferiore a 7,36 nella prima ora, questi possono essere dei valori predittivi negativi nei confronti della NIV. Abbiamo parlato molto del paziente acuto perché effettivamente era quello un po' inatteso, diciamo, nella letteratura, ma certamente una grossa fetta di pazienti pediatrici utilizzano la ventilazione non invasiva per un'insufficienza respiratoria cronica. In questo lavoro voi vedete che il gruppo centrale è dato dai pazienti che hanno un'insufficienza respiratoria legata al controllo del respiro. Poi certamente abbiamo tutti i pazienti con problemi di pompa, quindi con problemi muscolari, e poi certamente abbiamo anche tutti i pazienti che possono avere un problema del polmone, inteso questo come gabbia toracica, come via aerea o come parenchima.
ed effettivamente tutto questo che cosa può condurre? Può condurre certamente quando un drive ventilatorio nelle sindromi da ipoventilazione centrale, quando abbiamo una incapacità muscolare a mantenere la fatica o quando abbiamo un aumento del lavoro respiratorio, che cosa si determina? La nostra ipoventilazione alveolare con un aumento della pressione faziale dell'anidride carbonica e quindi certamente abbiamo necessità di ventilazione meccanica per riportare la nostra bilancia in equilibrio. Quali sono le indicazioni per il paziente cronico? Quando noi dobbiamo in questo paziente intervenire in acuto? Sicuramente quando ha dispnea, tachipnea. Nel paziente cronico, quando nel modularlo noi osserviamo sonnolenza, quando un monitoraggio notturno dell'anidride carbonica ha dei picchi che superano i 53 mm di mercurio, quando un monitoraggio notturno noi abbiamo più del 10% del monitoraggio con una anidride carbonica media superiore a 50 mm di mercurio, quando abbiamo una saturazione inferiore al 90% per più del 10% del tempo di osservazione. Anche qui sui criteri emogas analitici dobbiamo valutarli sempre in base alla clinica del paziente. Quali sono i pazienti quindi che richiedono una ventilazione a lungo termine? Quelli con aumentato carico respiratorio, cioè che possono avere cardiomiopatie congenito acquisite, alterazioni polmonari, alterazioni della gabbia toracica. Quali sono invece quelli che hanno un problema del controllo del respiro? Sicuramente abbiamo la sindrome di Ondine, abbiamo tutta quella fetta di pazienti con ipoventilazione centrale acquisita che stanno aumentando perché sono esiti chirurgici, esiti tumorali, esiti di emorragie ischemiche, il mielomeningocele e in alcuni casi la malformazione di Arnold Chiari. Il terzo gruppo è tutto quello in cui abbiamo debolezza muscolare e possiamo avere malattie del midollo, del motoneurone, le neuromiopatie periferiche, problemi di giunzione neuromuscolare e tutte le alterazioni del muscolo che vanno dalle miopatie alle distrofie muscolari. È chiaro che questi pazienti sono tanti. Per quanto riguarda la nostra esperienza in pazienti cronici, vedete che noi eseguiamo 540 pazienti nei vari anni, partiamo dal 2000, e il tasso di pazienti che vengono ad essere ventilati è in costante aumento. Vedete, questo è il dato laziale, quindi siamo passati dai 17 ai 63 alla fine del 2017, ma il dato nazionale dei pazienti che prima erano 22 adesso sono 128. E la fascia di età più interessate sono sicuramente il bambino piccolo e il bambino scolare adolescenziale, ma mi preme sottolinearvi questo numero, 78 pazienti in età adulta, per cui si apre l'enorme problema della transizione, che è un problema per noi pediatri estremamente importante, e nasce da qui la nostra convergenza sicuramente con AIPO, perché certamente sono pazienti che richiedono di poter essere seguiti nel tempo e di avere un setting di assistenza differente. Come sono le diverse patologie? La vedete la fetta che la fa da padrone, sono le patologie neuromuscolari, ma certamente un peso importante hanno i disturbi delle alte vie respiratorie, ma anche i pazienti con problemi del sistema nervoso centrale. Come vi facevo illustrare, sicuramente la situazione di ventilazione è in aumento, ma mentre vedete che i pazienti in ventilazione meccanica invasiva crescono sicuramente, ma in maniera più ridotta, la crescita è esponenziale per i pazienti in ventilazione meccanica non invasiva. E questo dato sostanzialmente è corrispondente a quello della letteratura. Vedete questo lavoro canadese, nel quale nella prevalenza fra il 95 e il 2009, vedete in nero abbiamo la ventilazione meccanica invasiva che ha una sua crescita ma molto più ridotta. La crescita è sicuramente esponenziale per quanto riguarda la ventilazione meccanica non invasiva. Quali sono le maschere usate nei nostri pazienti? E vi ho rappresentato loro perché sostanzialmente sono una fetta dei pazienti ventilati in età pediatrica. Sicuramente la fa da padrone la maschera nasale, perché domiciliare un paziente con maschere diverse è sicuramente un rischio. La oronasale o la full face sono deputate ovviamente a pazienti estremamente particolari nei quali non siamo riusciti a trovare un'interfaccia più giusta e nel quale congiuntamente con la famiglia si è scelto di correre un pochino il rischio di avere un po' il rischio di inalare nelle vie aeree. Per quanto riguarda i pazienti neuromuscolari, la grossa fetta è caratterizzata dai pazienti con atrofia muscolare spinale, ma poi abbiamo ovviamente tutte le distrofie muscolari e le miopatie congenite. Per quanto riguarda i pazienti con ipoventilazione centrale,
sono pazienti dei quali mi occupo personalmente, a cui sono particolarmente legata. Abbiamo 16 pazienti, che sono anche aumentati, con sindrome di Ondine, e 4 pazienti con la ROAD. Per quanto riguarda i pazienti con malattie del sistema nervoso centrale, la grossa fetta è data da paralisi cerebrale infantile. Sono un altro gruppo numeroso sono i pazienti con patologia neurometabolica. Per quanto riguarda invece le patologie delle alte vie respiratorie, una grossa fetta è legata dai pazienti con obesità, e poi vedete che abbiamo un alto numero di pratelli. Perché scegliere la ventilazione non invasiva rispetto a quella invasiva? Beh, sicuramente questa preserva la deglutizione, l'alimentazione, la fonazione, la tosse. Certamente non abbiamo il rischio di danni della tracheostomia, dell'intubazione, con danni alle corde vocali, alla trachea, all'infezione delle basse vie. Ma è ovvio che noi sappiamo e dobbiamo ricordarci che anche qui abbiamo degli effetti collaterali e delle complicazioni. Sicuramente per quanto riguarda le caratteristiche della maschera, sicuramente la prima è il discomfort. Il grosso lavoro per chi si occupa di ventilazione non invasiva è la maschera. Dobbiamo sempre scegliere quella più adeguata al paziente, quella da lui meglio tollerata. Quando la maschera è giusta, poi possiamo scegliere anche il ventilatore, ma in realtà, soprattutto nella ventilazione a lungo termine, il nostro lavoro è quello di scegliere la maschera più giusta per il nostro paziente. Certamente uno degli elementi molto importanti è anche ovviamente tutte le lesioni della cute, quelle che possono essere legate al flusso, quindi alla pressione delle vie aeree. Possiamo avere una congestione nasale, irritazione degli occhi e possiamo avere un'insufflazione gastrica. E il grosso problema delle perdite, questo è la croce di tutti noi che facciamo questo lavoro. Devo dirvi che maggiori complicazioni come le polmonite d'aspirazione, lo pneumotorace, sono effettivamente, devo dire, sempre più rare nella nostra esperienza. È chiaro che quando noi abbiamo un nostro paziente cronico e avete visto che la fetta è numerosa, che si riacutizza, tante cose possiamo fare. Possiamo lavorare sulla sua ventilazione, possiamo e dobbiamo spesso modificare l'interfaccia, possiamo aumentare le ore di ventilazione, che spesso diventano 24 nei primi attimi di riacutizzazione. Lavoriamo sui parametri, possiamo aumentare la PIP, possiamo aumentare la pressione di supporto, spesso dobbiamo salire con la frequenza respiratoria e molto spesso dobbiamo aggiungere l'ossigeno. Quindi abbiamo molto da fare su questi pazienti. Quello che mi preme dirvi è che nel paziente con malattia neuromuscolare tutto questo non basta. È un paziente particolare, è un paziente in cui certamente potremo fare i miracoli sul ventilatore, ma tutto questo risulterà inefficace se noi non mettiamo in atto anche la macchina della tosse. Questo strumento è indispensabile per questi pazienti. Sapete che questo è uno strumento che ormai è nell'uso comune per tutti noi, e è uno strumento che ci consente di simulare l'atto della tosse, nel quale abbiamo una pressione positiva e una pressione negativa a livello delle vie aeree, e che certamente vede i pazienti neuromuscolari come la grossa fetta di pazienti che debbono andare incontro a questo tipo di terapia, ma ovviamente in tutti i casi di tosse inefficace. Gli strumenti sono diversi, vedete che sono sempre più piccoli, sempre più performanti, e molti di voi hanno uso con essi. Questo è un paziente neuromuscolare nel quale effettivamente vedete che viene tolta la maschera facciale e viene instaurata la macchina della tosse con il supporto delle nostre due fisioterapiste che sono pronte ad aspirare le secrezioni. Vedete che poi si rimette la maschera facciale. La seduta, sapete, si compone di 4-5 cicli di insufflazione e soffiazione con 30-60 secondi di pausa, che possiamo ripetere 4-5 volte, quindi una seduta dura pochi minuti e questo evita l'affaticamento e l'iperventilazione. Ma quante sedute possiamo fare ogni giorno? Certamente dipende dalla situazione del paziente. In un paziente neuromuscolare stabile a domicilio, noi sappiamo che instauriamo una macchina della tosse quando abbiamo il picco della tosse inferiore a 160 litri minuto, ma certamente la prescriviamo anche ai pazienti che hanno un picco della tosse inferiore a 270 litri minuto. Questo vuol dire che questi pazienti nel benessere non ne hanno bisogno, ma quando andranno incontro a una riacutizzazione possono avere bisogno di questo presidio. Quindi i pazienti neuromuscolari con queste caratteristiche hanno già il presidio a domicilio e lo usano una o due volte al giorno.
quando sono in fase di riacutizzazione i cicli non si contano. Possiamo effettivamente farla molto frequentemente perché sarà necessario rimuovere le secrezioni. Non dobbiamo ovviamente esagerare perché il nostro paziente non si deve affaticare. A chi la dobbiamo fare? A pazienti in ventilazione non invasiva o invasiva? Certamente a tutti i pazienti con malattia neuromuscolare o con tosse inefficace. Abbiamo delle controindicazioni, i pazienti che la rifiutano totalmente, che non sono stabili dal punto di vista emodinamico o che abbiano un edema polmonare cardiogeno o che abbiano avuto episodi recenti di enfisema bolloso, barotrauma, pneumotorace e pneumomediastino. Ed ecco qua che volevo darvi un po' degli indicatori. Quali sono gli indicatori di successo della NIV? Sicuramente noi sappiamo che la NIV può andare bene e dal 55 al 90% dei pazienti nell'emergenza. È chiaro che l'eterogeneità delle casistiche non ci consente effettivamente di fare dei confronti, ma si sa che almeno il 55% più o meno delle casistiche dicono che la NIV può consentirci di evitare l'intubazione e la ventilazione meccanica. Ci sono degli elementi che sono indispensabili: l'attenta selezione dei pazienti, un adeguato timing delle azioni terapeutiche, un'interfaccia confortevole ed adeguata al paziente e un team che deve essere esperto e motivato, perché certamente si tratta di tanto lavoro, a volte è più facile mettere il tubo. E questo lavoro sempre del gruppo di Giorgio Conti e dei colleghi della terapia intensiva del Gemelli, con cui abbiamo degli ottimi rapporti personali e di collaborazione, ci dice che effettivamente noi dobbiamo scegliere correttamente il paziente, perché se il nostro paziente ha una sola insufficienza d'organo, la possibilità che la nostra ventilazione vada incontro al successo è dell'85,7%. Questo valore scende in maniera sostanziale se c'è un'insufficienza di più organi. E quindi quando noi caratterizziamo l'insuccesso della nostra NIV, noi sappiamo che dobbiamo essere molto attenti, ve l'ho detto all'inizio, io penso che questo sia un elemento che tutti dobbiamo avere molto chiari e dobbiamo essere pronti a modificare il setting ventilatorio. Esistono dei fattori predittivi di insuccesso, l'insufficienza di più organi, necessità di elevati livelli di supporto, sia per quanto riguarda la FiO2 che la pressione, un elevato score di gravità clinica, un elevato score di rischio mortalità e una RDS. E dal punto di vista ventilatorio, se noi abbiamo un pH inferiore al 7,25 dopo 2 ore di NIV, se il rapporto fra saturazione e FiO2 è inferiore a 193 dopo un'ora di NIV, se la FiO2 è superiore all'80% ancora dopo un'ora di ventilazione non invasiva e se non abbiamo una riduzione della frequenza respiratoria dopo 2 o 6 ore di NIV. Quindi questi possono essere i motivi dell'insuccesso. Consentitemi, da persona che si occupa di pazienti in area semintensiva e quindi di pazienti cronici, di spendere due parole soltanto sulla domiciliazione. Mi preme molto che quando noi dobbiamo mandare a casa un paziente in ventilazione, valutiamo con grande attenzione i suoi bisogni assistenziali, che facciamo una corretta prescrizione dei presidi medici. Se necessario, attiviamo un'assistenza domiciliare integrata. Se il paziente ha un fabbisogno di ventilazione molto elevato, dobbiamo certamente comunicare all'ente erogatore dell'energia elettrica la necessità di un generatore. E eventualmente, se il paziente è estremamente grave, dobbiamo comunicare al 118 la sua presenza sul territorio. E poi, sostanziale, la formazione del caregiver. Il caregiver è certamente la risorsa primaria per il malato e per la società, e lo è a maggior ragione in pazienti come questi. Ed è certamente dalla sua disponibilità e dal suo equilibrio psicologico che dipende la qualità di vita del malato. Quali sono i messaggi finali che voglio darvi? La ventilazione non invasiva in età pediatrica è in aumento in tutte le casistiche. La NIV è utilizzata molto, sia nel paziente acuto che nel paziente cronico. Riduce il lavoro respiratorio, migliora la ventilazione e evita il rischio di intubazione orotracheale e ventilazione meccanica. Nel paziente acuto è necessaria un'accurata selezione del paziente, un attento monitoraggio dei parametri e un team esperto e motivato. Esistono criteri predittivi di successo e di insuccesso e su questi dobbiamo basarci nella nostra pratica clinica. Laddove necessario bisogna essere pronti però all'intubazione e alla ventilazione. L'helmet sembra al momento l'interfaccia più tollerata per quanto riguarda la CPAP e l'alto flusso va preso in considerazione in caso di elevato fabbisogno di ossigeno e aumentato lavoro respiratorio. Nel caso in cui sia necessaria una ventilazione a lungo termine, è fondamentale l'accuratezza nel training, la formazione del caregiver e la corretta domiciliazione.
nella ventilazione a lungo termine, il follow-up è fondamentale per il successo della terapia nel tempo. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, questa è la mia mail, se avete voglia di scrivermi direttamente, ma potrete sicuramente aver inviato delle domande durante il webinar o potete farlo ad AIPO e sarò a vostra disposizione per rispondere. Vi avevano chiesto di segnalarvi un paio di lavori che potevano essere interessanti e sui quali potevate studiare un po' e cercare di approfondire gli argomenti che vi ho detto, e sicuramente secondo me è molto importante conoscere le British Thoracic Society per la gestione del bambino con debolezza neuromuscolare, ma anche questo lavoro sulla ventilazione a lungo termine nel bambino e il suo impatto sulla sopravvivenza e la transizione all'età adulta, secondo me rappresenta un lavoro importante. Sono entrambi del gruppo di Anita Simons, che è sicuramente una grande esperienza in tal senso. Grazie a tutti, buonasera.